Il 29 settembre del 1571 a Milano nasce Michelangelo Merisi, detto appunto il Caravaggio. Nella stessa data, a distanza di secoli, apre sempre a Milano, a Palazzo Reale, una mostra a lui dedicata, Dentro Caravaggio, con 20 opere prestate dai musei più famosi del mondo. Dentro perché la mostra punta proprio alle immagini diagnostiche per evidenziare particolari nascosti, come tele riciclate, ripensamenti, vestiti che compaiono e mani che svaniscono. Gli studi hanno soprattutto permesso di capire finalmente come organizzava il lavoro il Caravaggio. Sempre di corsa, diviso fra l'esigenza di soddisfare la committenza senza rinnegare il suo stile, non proprio in linea con i gusti dell'epoca e la necessità anche molto pratica di risparmiare sul colore oltre che sui tempi di realizzazione. Ecco quindi che molte opere partono da fondi bruni o rossastri o nero intenso, cui si vanno ad aggiungere al posto del disegno, altrimenti invisibile sul fondo scuro, una serie di incisioni per distanziare e organizzare le forme, che si vanno via via formando con l'aggiunta di colore, punti di luce in biacca bianca. Il nero di Caravaggio è nero, è davvero il nulla, inutile tentare di riconoscervi dentro delle forme. È fondo nero, negazione stessa delle immagini che ne fuoriescono, solo grazie a pochi intensi colori illuminati. Utilizza la tecnica a risparmio, cioè in alcune parti lascia il fondo direttamente a vista. Nella produzione di Caravaggio troviamo più varianti dello stesso soggetto, a volte proprio copie multiple, eseguite per raggiungere in breve tempo l'indipendenza economica. Copie che hanno reso anche difficoltosa l'attribuzione stessa di queste opere allo stesso Caravaggio, non si sapeva bene chi le avesse fatte. La questione dei doppi caravaggeschi, infatti, ha dato filo da torcere a più di un critico d'arte nel corso dei secoli. Per quanto riguarda la biografia, Caravaggio è di buona famiglia, si forma fra Milano e Venezia, lavorerà poi a Roma, Napoli, Malta, in Sicilia. Inizia a bottega dal pittore bergamasco Simone Peterzano, che a sua volta però era stato allievo di Tiziano, ecco la matrice della formazione veneta. Troverà nel corso degli anni protettori e committenti importanti come gli Sforza, Colonna, il Cardinal del Monte, che ne decreterà il successo artistico nella Roma barocca dei Giustiniani, dei Barberini, dei Borghese, insomma le più famose famiglie dell'epoca. Il carattere inquieto, risultano a suo carico denunce, arresti per violenze, ingiurie, diffamazioni, schiamazzi, risse, ma anche le sue idee artistiche innovative gli creano non pochi problemi durante la sua breve vita. Del resto pare che il suo gruppo di amici e colleghi, compagni di scorribande, fra i vari bordelli, cene, feste, avesse come motto «Nec spe, nec metu», cioè «senza speranza, senza paura». Dall'omicidio di Ranuccio Tommasoni, durante una rissa che nel 1606 lo costringerà a scappare da Roma per sfuggire alla condanna a morte, a committenti insoddisfatti per opere che danno scandalo a causa dell'eccessivo realismo, insomma la sua vita sarà tutta composta fra alti e bassi, grandi fughe e grandi successi. La luce delle sue opere però rimane unica nel panorama artistico dell'epoca barocca fino ai giorni nostri. È una luce scenografica, come molta dell'arte barocca, pensata proprio per coinvolgere e stupire lo spettatore. I suoi personaggi sono veri, spesso sono ritratti reali, anche scandalosi. Sono persone normali che incontra nel mondo reale, nel suo mondo, nel mondo che frequenta lui. E sono messi in posa però a rappresentare personaggi biblici. Buonaventura. Anche in questo caso esistono due versioni della stessa opera. Questa in mostra è la versione di Roma, l'altra invece è conservata a Parigi. Il dipinto è stato realizzato probabilmente mentre Caravaggio era a bottega dal Cavalier d'Arpino a Roma, intorno al 1593-1595. Le analisi, infatti, ci svelano un particolare curioso. Si tratta di una tela riciclata. Nascosto da questo soggetto, sotto quindi, c'è l'incoronazione della Vergine del D'Arpino. I protagonisti sono vestiti come i contemporanei di Caravaggio, il ragazzo è elegante, mentre la donna ha abiti un po' particolari, zingareschi. Siamo di fronte alla rappresentazione di un furto con destrezza, con la scusa della lettura della mano, infatti la fede nuziale del giovane sta per essere sfilata e rubata. È una fede matrimoniale, non un normale anello. Ecco nuovamente quindi una simbologia nascosta. Il giovane ha un'aria un po' sempliciotta, sta cadendo in tentazione mentre la donna, che è rappresentata fino ai minimi particolari con tanto di unghie sporche, proprio per sottolineare la sua differente posizione sociale rispetto al giovane, ha un'aria professionalmente sicura. La condanna verso vizi e credenze nella magia e non nella fede di Dio sono tipici del periodo barocco, così come l'ammonimento nel non riporre fiducia nei falsi adulatori.
E gli studi relativi a quest'opera hanno rivelato anche un sistema utilizzato da Caravaggio, che disegnava pochissimo, ma aveva le sue tecniche per predisporre le immagini da dipingere appunto senza disegno, ma preparando con piccole incisioni delle misure segnate proprio per stabilire la disposizione dei vari soggetti sulla tela. Flagellazione di Cristo, realizzata per la cappella della famiglia De Franchis nella chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli. In un primo tempo il committente Tommaso De Franchis del governo d'Aragona avrebbe dovuto essere ritratto nell'opera, ma Caravaggio evidentemente cambia idea e aggiungerà al suo posto un terzo personaggio. Dal tipico nero profondo di Caravaggio si intravede una colonna che taglia quasi a metà la scena, il quadro però è stato allargato in un secondo tempo, infatti in origine la colonna doveva essere esattamente a metà dell'opera. La luce, con il tipico effetto teatrale caravaggesco, illumina il corpo di Cristo al centro della scena. La posa di Cristo, con il ginocchio in avanti, la gozzina in primo piano, con tutto questo incrocio di gambe, servono proprio a creare uno spazio fisico dei differenti piani, aumentando la sensazione di tridimensionalità. Sul volto appena illuminato dell'uomo a sinistra si vede un'espressione quasi bestiale, è proprio la cattiveria che trasforma l'ultimo barlume di umanità di quest'uomo. Solo Cristo è in piena luce, perché è il personaggio principale e l'autore lo mette in evidenza con una luce che ricorda proprio quella teatrale che si chiama ad occhio di bue. Tra l'altro possiamo anche intravedere una seconda lettura, una lettura religiosa. Le tenebre sono il male, gli aguzzini sono nelle tenebre, la luce è il bene, Cristo è nella luce. Anche le pose delle figure sono impostate, teatrali, gli aguzzini sono quasi immobili, quello in primo piano accucciato di fronte quasi non si vede, Cristo invece si contorce dal dolore, ma mantiene comunque una posa plastica che ricorda anche l'iconografia classica già utilizzata in altre scene simili. Il nero di Caravaggio di questi anni napoletani, che sono poi gli anni della fuga da Roma, è anche un nero simbolico, è la vita dell'artista che si tinge di nero, così come le sue opere. Giuditta e Oloferne. Il committente, il banchiere Costa, ne abbiamo proprio la certezza, grazie a un suo testamento, dove raccomanda quest'opera agli eredi, stabilendone anche l'inalienabilità, e dice proprio tenetevela cara. L'episodio è quello biblico, classico, la decapitazione di Oloferne, che è il condottiero assiro, che viene ucciso da parte di Giuditta, vedova ebrea che voleva salvare il proprio popolo. Al centro dell'opera vediamo Giuditta, armata di una grossa scimitarra, mentre decapita Oloferne ed è aiutata in questo da una serva che regge un telo ed è pronta a prendere al volo la testa mozzata. Il volto dell'eroina è riconoscibile, è la Fillide Melandroni, cortigiana amata da Caravaggio e spesso ritratta in vesti e personaggi differenti in molte sue opere. L'ambientazione, come spesso accade in Caravaggio, è quasi inesistente. In questo caso è rappresentata solo da un drappo, rosso sangue, molto scenografico, che richiama il sangue che sgorga dal decapitato. Le pose sono fedeli ai racconti biblici, ma l'abbigliamento no. L'abbigliamento è secentesco, così come usava fare per attualizzare i racconti sacri all'epoca. Le emozioni sono tutte molto trattenute, in Giuditta vediamo addirittura più dispiacere che compiacimento, si sente quasi obbligata a compiere un omicidio, lei, santa e bellissima, buona quindi, viene costretta a compiere un gesto che sicuramente non approva. E questa sua santità è sottolineata dalla luce, se ci fate caso è il punto più luminoso di tutta l'opera, la luce divina che la illumina. E fra l'altro anche sottolineata dall'accostamento con la vecchia al suo fianco, che è brutta, è quasi una caricatura ed è vestita in modo molto meno elegante. Tutto l'orrore è concentrato in Oloferne, che è forse un autoritratto di Caravaggio stesso, che è ossessionato da sempre da questo tema, soprattutto dopo essere stato condannato a morte proprio per decapitazione. Le indagini radiografiche ci mostrano questa figura femminile di Giuditta originariamente a seno nudo, probabilmente proprio per esaltarne la purezza. Non si sa fra l'altro chi sia stato a rivestirla. Certo è che forse è stato anche Caravaggio, certo è che appunto rivestendola ha lasciato comunque qualcosa a vista, perché il gesto richiede fatica, la fatica provoca sudore e quindi la camicia di Giuditta è sudata e quindi trasparente. Incoronazione di spine. Opera piuttosto travagliata, sia per la proprietà, prima era della Banca Popolare di Prato, adesso invece acquisita da quella di Vicenza, per cui è conosciuta come l'Incoronazione di Spine di Prato. È stata esposta per la prima volta al pubblico solo nel 1951 e il critico Longhi l'ha attribuita quindi a Caravaggio, ma la conferma è arrivata solo dopo il 1974 con i successivi restauri. Si sa davvero poco di quest'opera, figura forse accennata addirittura in una lettera del pittore stesso.
C'è anche una versione conservata a Vienna della stessa scena e nel 2006 è stata annunciata la scoperta di un'altra copia conservata a Genova. Insomma, per dire che anche stavolta Caravaggio, con la ripetizione dei soggetti, non ci rende facili attribuzioni e distinzioni delle sue opere. I colori però sono sicuramente caravaggeschi, sfondo nero, panneggi rosso scuro, nessun accenno ambientale, la figura principale al centro è illuminata da colpi di luce, i tre aguzzini sono intorno alla figura e sono impegnati chi a bloccare, chi a percuotere con un bastone Cristo, mentre gli viene messo sul capo la corona di spine. Le emozioni sono concentrate tutte nello sguardo di Cristo, che ha le mani legate e sembra quasi chiedere pietà al torturatore, che forse è lo stesso personaggio usato come modello in altre opere, tipo ad esempio nella Flagellazione. Maddalena Penitente. La committenza non è certa, ma quest'opera figura già fra le proprietà del cardinale Aldobrandini nel 1627. Forse il committente è stato proprio il cardinale Del Monte, che era un collezionista di opere che rappresentavano Santa Maddalena. La modella è riconoscibile, è già stata utilizzata altre volte da Caravaggio. È Anna Bianchini, una prostituta molto famosa in quel periodo. E sicuramente la destinazione finale privata di quest'opera, non pubblica, ne permette però l'utilizzo, perché non darà comunque scandalo, la vedranno un ristretto cerca di persone. Qui la santa viene raffigurata come una ragazza giovane seduta su una sedia bassa, le mani in grembo. È vestita ancora con una certa eleganza, però gli oggetti tipici della vanità sono buttati a terra, proprio con noncuranza. Gioielli, unguenti, gemme varie creano una piccola natura morta. Lo sguardo della donna è rivolto verso il basso, è il momento di massima consapevolezza dell'abbandono della vita dissoluta per la quale prova evidente vergogna e la cosa è sottolineata anche da una lacrima. L'ambiente non è definito, ma è sicuramente un interno abbastanza buio, tagliato in diagonale da una luce, una lama di luce che è probabilmente la luce divina della redenzione. Però forse quest'opera è anche il ritratto di una scena realmente avvenuta. Allora, la Bianchini era una prostituta in un momento in cui la Chiesa romana, in piena controriforma, cercava di ricrearsi un'identità a prova di critica. Quindi aveva emanato leggi contro le prostitute cittadine e erano leggi che prevedevano anche le punizioni fisiche, che forse la Maddalena, cioè la Bianchini, aveva appena ricevuto. Madonna dei Pellegrini. In quest'opera Caravaggio vuole rischiare grosso. La scena classica dell'apparizione della Madonna ai pellegrini in cammino la vede da sempre svolazzare in cielo sorretta da angeli. L'incontro avviene quindi in una specie di casa ultraterrena. Qui no, è decisamente no. La Madonna è molto reale, non ha nulla dell'eterea figura, non è sorretta da angeli, l'unica piccola leggerezza è data dai suoi piedi, non poggiano proprio sul terreno, ma lo sfiorano appena, proprio in punta di dita. In questa scena, fra l'altro, è una donna quasi disturbata dalle figure inginocchiate davanti, una donna normale, che è concentrata nel faticoso compito di tenere in braccio un bambino che poi tanto piccolo e leggero non è. L'ambiente è ridotto al minimo, però c'è, è una casa molto povera, con i muri scrostati, tutti i colori tendono al marrone, la luce illumina la donna, cioè la Madonna, col bambino. L'opera originariamente è stata commissionata per l'altare della chiesa di Sant'Agostino a Roma. Fece parecchio scalpore, diede anche scandalo, abbiamo lettere proprio dell'epoca che ne parlano, raccontano degli schiamazzi suscitati. Scandalo portato proprio dal volto riconoscibilissimo della Madonna, una famosa prostituta romana, Lina Antonietti, e anche dal fastidio provato nel vedere in un luogo comunque sacro dei piedi molto poveri, sporchi, malconci a causa del pellegrinaggio. Insomma, il realismo di Caravaggio qui infastidisce più che convincere i suoi contemporanei. Rimase comunque al suo posto, questa opera in Bella Vista, perché la cappella a cui era destinata era di proprietà della famiglia Cavalletti, ma in origine apparteneva a Fiammetta, cortigiana di Cesare Borgia. Insomma, sempre di prostitute si parla. In un momento in cui la Chiesa di Roma era pronta a fare di tutto pur di rifarsi un'immagine negli anni della Controriforma, tanto da arrivare ad emettere addirittura delle leggi contro la prostituzione a Roma, ma Caravaggio riuscì comunque a piazzare in una chiesa, Bella Vista, una famosa prostituta al posto della Madonna. Marta e Maria Maddalena. Anche quest'opera è stata dipinta per il maggior protettore di Caravaggio, il cardinale Del Monte. In questo caso le modelle sono identificabili, hanno proprio nome e cognome. A Marta presta il volto Anna Bianchini, mentre nella Maddalena rivediamo la Fillide Melandroni, amante di Caravaggio, ritratta da lui in svariati personaggi e differenti vesti. La scena è una scena biblica classica, però l'ambientazione è contemporanea all'artista, perché usava proprio fare così all'epoca per attualizzare le scene bibliche e renderle un pochino più vicine e contemporanee.
Marta è vestita semplicemente, vestito molto tranquillo, sta convertendo la sorella Maddalena, che è elegantissima, anche un po' volgarotta, e sta cercando di allontanarla dalla sua vita peccaminosa. Questa vita è rappresentata dallo specchio che ha in mano, che è simbolo di vanità, insieme al pettine e al vasetto di Belletto. Piccola curiosità, sappiamo che lo specchio curvo era di proprietà di Caravaggio, perché in una nota di oggetti sequestrati e pignorati figurava proprio uno specchio tondo esattamente uguale. Maddalena ha in mano un fiore d'arancio che è proprio simbolo del matrimonio, perché allude forse alle future nozze proprio con Cristo. La luce illumina il volto della Maddalena proprio nel momento in cui forse, chissà, abbandona le tenebre per scegliere di vivere nella luce, che si riflette anche nello specchio curvo che lei proprio indica, quasi sfiora. Martirio di Sant'Orsola. Il committente è il banchiere genovese Doria, la cui famiglia aveva come protettrice proprio Sant'Orsola, eseguito con una certa rapidità, perché in quel periodo Caravaggio era in partenza per ricevere la grazia dalla pena capitale. Non farà mai in tempo a riceverla perché morirà di lì a poco, questo infatti è probabilmente il suo ultimo quadro. La certezza di questa rapidità di esecuzione ci è data anche dalla traccia di asciugatura rapida, è stata addirittura consegnata ancora fresca ed è stata poi esposta al sole dai servi per farla seccare più rapidamente. La scena rappresenta la santa che rifiuta di concedersi ad Attila e viene quindi colpita da una freccia. L'ambiente è probabilmente la tenda del tiranno, infatti nel buio si distinguono una serie di panneggi. Le ombre sono ovunque e sono probabilmente anche specchio delle ombre che stavano oscurando la vita del pittore, sempre più braccato dalla giustizia e in cerca di salvezza. Attila viene raffigurato sulla sinistra in abiti secenteschi e ha il volto quasi già pentito dal gesto appena compiuto. La santa invece non mostra dolore, ma una certa rassegnazione al proprio destino. La sua pelle è molto più bianca di quella degli altri, perché è proprio già il colore della morte. Le emozioni sono presenti soprattutto nei personaggi maschili, che sono esterrefatti, impreparati davanti a questo gesto imprevisto. Caravaggio stesso si autoritrae nell'uomo che regge la santa e ha il volto con la bocca socchiusa per lo stupore e il dolore. Sembra quasi essere stato trafitto anche lui dalla stessa freccia. L'opera presenta anche qualche piccolo cambiamento in corso di realizzazione. Una mano, infatti, che prima si frapponeva fra la santa e il carnefice, è svanita. Non si sa se poi ad opera di Caravaggio o dei successivi restauri. Ragazzo morso da un ramarro. Va detto subito che il ramarro è una lucertolina. Questo animaletto va in pratica a rovinare tutta un'opera che probabilmente era stata anche pensata per essere messa in posa. Il ragazzo è tutto ben elegante, con i boccoli ben pettinato, ha un fiore dietro i capelli. Probabilmente in origine non doveva essere ripresa così. Infatti ha quasi un taglio fotografico. Perché? Perché il ragazzo si è mosso di scatto, proprio l'istante del morso. E ci mostra anche un'espressione piuttosto dolorosa, è un piccolo morso che provoca tanto dolore e anche un certo disgusto. Infatti sembra quasi dirci: oddio, è un ramarro, che schifo, che orrore. E poter immaginare i pensieri del ragazzo è proprio la prova che la pittura di Caravaggio in questo modo riesce a diventare una pittura reale, molto realistica. L'ambiente non è reale, non esiste, probabilmente non serviva, quindi non viene neanche preso in considerazione. Mentre tutti gli oggetti sono una natura morta quasi fiamminga, tanto è precisa come tecnica pittorica, sono invece dei rimandi a qualcosa di molto più profondo, un messaggio nascosto, è il messaggio della caducità della vita, la vanitas. Attenzione, qualunque cosa bella nella vita può finire da un momento all'altro, addirittura i fiori sono diversi delle due rose, quella dietro l'orecchio è perfetta, fresca, profumata, mentre quella nel vaso sta già sfiorendo e quindi bisogna anche ricordarsi che tutto ciò che è bello in vita può anche finire da un momento all'altro, anche solo per il morso di un ramarro, e bisogna comportarsi bene, perché questo comunque è il discorso della controriforma dell'epoca barocca. Riposo durante la fuga in Egitto. Quest'opera si discosta nettamente dallo stile pittorico tipico del Caravaggio, che infatti preferiva le oscurità profonde, i piccoli colpi di luce. Del resto è stato pensato per essere esposto in un'abitazione privata, quindi usa apposta colori luminosi con un bel paesaggio visibile sullo sfondo. Il nero è quasi del tutto assente. La lettura dell'opera rimane però abbastanza dibattuta, anche misteriosa, anche la committenza non è certa. Sappiamo che lo spartito musicale è forse ispirato al Cantico dei Cantici. L'atmosfera generale invece è ben definita, calma e riposante.
Esattamente al centro dell'opera c'è un angelo musicista visto di spalle, a sinistra San Giuseppe, a destra la Madonna col bambino. Fate attenzione perché nulla qui è messo al caso. Gli elementi a sinistra richiamano la povertà e le piante raffigurate sono secche, mentre a destra la natura rigogliosa e possiamo riconoscere alloro, cardo, spine di rosa e un tasso. Questi sono tutti elementi allegorici che rappresentano rispettivamente la purezza di Maria, la passione e la resurrezione. L'opera quindi potrebbe rappresentare un percorso per la salvezza dei cristiani. Lo stesso angelo, che non è neanche ben definito uomo o donna, suona un violino con una corda spezzata e questo è un tipico riferimento alla caducità della vita. Vita e morte, povertà terrena accostata alla figura maschile del San Giuseppe e ricchezza nella vita eterna rappresentata dalla figura femminile, cioè dalla Madonna con in braccio il bambino. Ritratto di Cavalieri di Malta. Questo è forse il ritratto di Antonio Martelli dei Cavalieri di Malta. Nel 1607 Caravaggio era partito per Malta, probabilmente proprio per riuscire ad entrare nell'ordine, ottenendo così l'immunità dalla condanna a morte per decapitazione che lo aveva colpito in precedenza. Ricevuta l'investitura, però viene nuovamente arrestato per un litigio con un suo superiore. Da lì si viene a sapere della precedente condanna per omicidio. Dovrà quindi scappare nuovamente verso la Sicilia, mentre i Cavalieri di Malta lo cacciano dall'ordine con disonore, come membro fetido e putrido. Il ritratto rimane quindi incompiuto, le mani sono appena abbozzate, a causa forse appunto del precipitare degli eventi e probabilmente fu proprio questo personaggio, nel caso fosse il Martelli, amico di Caravaggio, ad aiutarlo nella fuga. La figura maschile mostra tutti i segni dell'età, ma anche la dignità e l'autorevolezza nella posa pacata. Il nero è quasi totale ed è spezzato solo dalla luce sul volto e dal bianco della croce dei cavalieri. In mano da un lato ha un rosario, nell'altro invece tiene con fermezza l'elsa della spada. Sacra Famiglia con San Giovannino. Quest'opera fa parte di una collezione privata, Otero Silva, ma attualmente è conservata al Metropolitan di New York ed è stata raramente mostrata in pubblico, addirittura la prima volta a Roma nel 2011. La scena è una scena classica, ma allo stesso tempo molto realistica. Queste sono figure sacre, ma sembrano vere, sono umane, riconoscibili, così come lo sono anche i personaggi reali che hanno posato per Caravaggio. La Madonna è la nostra solita modella, figli dei Melandroni, amante di Caravaggio. Lo sfondo è solo immaginabile e le figure emergono verso lo spettatore grazie alla luce teatrale, tipica di Caravaggio, ben puntata su ciò che realmente vuole mostrarci l'artista, una famiglia quasi normale, in un momento di quotidiana serenità. Cioè il San Giovannino sta cercando quasi di toccare Gesù e invece San Giuseppe gli leva la mano, vuol dire ti proteggo io, cioè è ancora nella parte del padre. Però attenzione, tutta questa immagine costruita è un po' particolare perché se ci fate caso la Madonna guarda direttamente non la famiglia ma guarda noi spettatori e automaticamente ci trascina direttamente nel suo mondo. Sacrificio di Isacco. Come per altre opere di Caravaggio ne esistono due versioni, questa è la seconda del 1603. È stato commissionato dal Cardinal Barberini, diventerà poi Papa come Urbano VIII e sappiamo anche che frutterà l'artista ben 100 scudi. Rappresenta la scena classica con Abramo che armato di un coltello tiene fermo con una mano il figlio Isacco che urla e si divincola. Probabilmente il modello che ha posato per quest'opera nei panni di Isacco e nel profilo dell'angelo è Giacomo Neri, un ragazzo già utilizzato dall'artista per altri suoi dipinti. Il paesaggio sullo sfondo è probabilmente la campagna romana, un luogo reale, riconoscibile, il Feudo dei Mattei, mecenati dell'artista. Le emozioni sono concentrate tutte nel volto di Isacco e sono forse frutto degli studi lombardi dell'artista, sulla scia della fisionomica dello stesso Leonardo da Vinci. La scena riprende le posizioni tipiche, con l'angelo che arriva mandato da Dio e interviene per fermare il sacrificio. La prova di fede è stata superata e quindi può anche indicare l'ariete come alternativa al sacrificio di Isacco. Salomè con la testa del Battista. L'opera in mostra è la versione di Londra, ma ne esiste anche un'altra conservata a Madrid. Ecco di nuovo il pittore seriale, Caravaggio, che rappresentando spesso opere bibliche si trova a riproporre gli stessi soggetti, optando per differenti versioni con varianti a volte anche importanti.
Quest'opera è costante soggetto di studio perché il suo ritrovamento è relativamente recente, risale al 1959. È stata realizzata per essere collezionata più che esposta al grande pubblico, come molte altre realizzazioni degli ultimi anni di vita dell'artista. Le ombre sono nerissime, i colpi di luce sono le scelte stilistiche tipiche dell'artista. L'atmosfera in questo caso è più malinconica e triste che realmente brutale. Ormai il danno è fatto, l'omicidio è stato compiuto. Meditiamo quindi sulle conseguenze del gesto, della morte. Non a caso è stata realizzata dopo l'assassinio che ha causato la sua fuga da Roma. Il boia ha un volto conosciuto, è il volto di uno dei torturatori della flagellazione, sempre il solito modello che utilizza spesso Caravaggio, un modello che funziona, viene riproposto in altre vesti, non è assolutamente un fatto strano. Pietà e rassegnazione nei volti dei soggetti rappresentati, ma anche quasi un voler prendere le distanze dall'omicidio appena commesso. Se ci fate caso, Salomè non tocca nemmeno il vassoio con la testa mozzata, quasi come se scottasse, usa la sciarpa bianca per ripararsi la mano. Nel retro c'è la erodia della la madre, che invece sembra più convinta della cosa, infatti guarda la testa mozzata. Del resto, biblicamente è stata lei a suggerire alla figlia il gesto. La scena della decapitazione sarà un'immagine ricorrente in Caravaggio, addirittura lo perseguiterà per anni perché la condanna ricevuta per l'omicidio commesso era proprio una condanna a morte per decapitazione. San Francesco in estasi. Quest'opera è stata commissionata proprio dal Cardinal del Monte, che era un devoto di San Francesco e forse si fa ritrarre addirittura nel volto del santo. La leggenda vede il santo folgorato da una visione mentre sul Monte Verna era accompagnato da Frate Leone ed alcuni pastori, che effettivamente sulla sinistra sono appena visibili sullo sfondo, ma proprio nell'ombra. L'estasi del santo avviene dopo che le stimmate erano già state ricevute, infatti il santo con una mano si indica il costato ferito, cioè proprio lo strappo. Il momento della folgorazione avviene in piena notte, quindi c'è l'ombra scurissima e porta il santo tra la vita e la morte, rappresentati simbolicamente da due alberi, uno ben fiorito e l'altro secco. La luce che illumina San Francesco è la luce della luna, ma è anche la luce divina, mentre l'angelo che lo sorregge è l'ennesima conferma del carattere religioso della scena. San Francesco in meditazione delle Gallerie Nazionali d'Arte Antica di Palazzo Corsini a Roma. Il soggetto non è nuovo, fa proprio parte dei controversi studi riguardanti i doppi caravaggeschi. L'altra versione è davvero molto simile, è conservata nella chiesa dei Cappuccini di Santa Maria Immacolata, sempre a Roma. Ma in questo caso è anche il soggetto stesso, proprio San Francesco, ad essere stato molto utilizzato nell'arte di questo periodo, perché è perfettamente allineato ai discorsi che la Chiesa, in periodo di controriforma, cercava di fare suoi. Il committente è Pietro Aldobrandini, che sceglie in Caravaggio un autore in quel momento al massimo della sua fama. L'opera verrà poi donata alla chiesa di San Pietro Carpineto Romano, ma verrà ritrovata solo in epoca moderna, in una sacrestia, nel 1967. Invece la versione dei Cappuccini era già stata conosciuta e attribuita in precedenza. A questo punto si apre tutto il dibattito per stabilire quale fosse stato eseguito prima e questo dibattito si è poi ridotto ad un unico particolare. Le indagini diagnostiche hanno stabilito che nella versione dei Cappuccini, quella già conosciuta, non c'erano segni preparatori, nessuna indecisione nell'esecuzione, mentre nella versione attualmente in mostra, questa di Palazzo Corsini, vediamo ripensamenti, incisioni proprio tipiche di un lavoro pensato e progettato in fase di realizzazione. Uno che deve copiare un'opera già fatta non può avere dubbi, copia e basta. L'opera è comunque eseguita in rapidità perché la fuga da Roma è imminente. Il santo si è spogliato di tutto, è davvero povero, ricco solamente della fede in Dio. Il saio si confonde quasi con l'ambiente circostante ed è una tela consunta, strappata, addirittura lascia intravedere una parte di spalla, c'è proprio un buco. Il santo medita tenendo in mano un teschio e vicino a lui c'è una croce semplicissima in legno ed appoggiata su un tronco tagliato. E lo sfondo si intravede, ma non è più di un accenno, una pietra, non si capisce nemmeno che cosa possa essere. San Francesco in meditazione. Come spesso accade con Caravaggio, abbiamo più versioni dello stesso soggetto. Questo è San Francesco in meditazione di Cremona. L'attribuzione all'artista è di tempi decisamente recenti, nel 1943, quando il Longhi, critico d'arte famosissimo, lo dichiara copia di qualità di un lavoro originale del Caravaggio.
Da quel punto in poi sono partite le indagini sull'opera che hanno confermato alla fine che l'autore della copia altri non è che il Caravaggio stesso, che lo avrebbe realizzato subito dopo l'arrivo a Napoli, forse per l'ordine dei francescani. Il bello è che pare che esista anche un'altra copia a Piacenza, insomma ci sono i famosi doppi e tripli caravaggeschi. In questo caso le ombre che lasciano fuoriuscire la figura del santo, grazie alla luce, sono davvero caravaggesche, non ci possono essere dubbi. Il realismo che caratterizza tutta l'opera è tipico dalla ricerca del vero di Caravaggio. Il saio è un saio rovinato, davvero povero e sfilacciato, se ci fate caso nella manica quasi si disfa. Gli oggetti ai suoi piedi sono un teschio, un libro e una croce, compongono una piccola natura morta e catalizzano l'attenzione e la meditazione del santo, alludendo alla fragilità della vita, al teschio, ai valori cristiani, il libro e la croce, e sono poi i mezzi utilizzati dalla Controriforma per suggerire la via verso la salvezza della Chiesa e dei fedeli stessi. Anche in questo caso l'ambiente è quasi inesistente, appena accennato un tronco, qualche roccia, insomma i toni famosi del bruno marrone che partono dal fondo e diventano poi forme attraverso i colori. San Giovanni Battista della Galleria Corsini di Roma. In quest'opera viene nuovamente raffigurato San Giovanni Battista e per data di esecuzione, soggetto giovane, colori e posa, la rappresentazione non si discosta molto dall'altra opera in mostra. Il giovane è sicuramente un modello reale, ritratto in carne ed ossa, probabilmente anche riconoscibile dai suoi contemporanei. Le mani infatti sono leggermente rovinate. La scena è molto realistica, se vogliamo anche molto poco sacra. La croce, infatti, è solo intuibile, in realtà è nascosta alla vista, è proprio tagliata quasi fuori dall'opera. La ciotola stessa, che dovrebbe essere quella sacra, utilizzata poi da San Giovanni per il battesimo di Gesù, è una ciotola vuota, molto povera, una normalissima ciotola che non ha nulla a che vedere con il messaggio religioso che invece dovrebbe racchiudere. Lo stesso soggetto quindi è già stato trattato da altri artisti, ma anche da Caravaggio stesso, in questo caso ha un taglio sicuramente meno sacro e più profano. San Giovanni Battista di Kansas City. Commissionato nel 1604 dal barbiere genovese Ottavio Costa, in affari con Vincenzo Giustiniani, per il quale Caravaggio aveva già realizzato diverse opere. Quest'opera nasce per essere una pala d'altare per un piccolo oratorio di proprietà del committente, ma finì poi per restare al committente che al posto dell'originale mandò una copia. Il soggetto è ricorrente nella produzione dell'artista e mostra tutte le caratteristiche tipiche dello stile di Caravaggio, il chiaroscuro accentuato, la luce diretta che illumina il protagonista che sembra così emergere dall'ambiente. Il mantello rosso è un elemento di rottura cromatica, ma sottolinea anche le forme. L'autore lo utilizzerà poi più volte, proprio perché sistema che funziona non si cambia, questa è una caratteristica stilistica di Caravaggio. Lo sfondo fa solo da contorno, non si riconoscono particolari messaggi nascosti, l'attenzione va tutta al santo, appoggiato ad una roccia nascosta dal panno, tiene in mano una croce di giunco, lo sguardo pensieroso va verso il basso, ma all'esterno del suo spazio, quasi verso di noi, quasi verso lo spettatore che viene coinvolto nelle sue sante meditazioni. San Girolamo in meditazione. San Girolamo è l'eremita per definizione, è autore della traduzione della Bibbia in latino ed era un soggetto molto popolare all'epoca, perfetto per il discorso della Controriforma. Infatti anche Caravaggio lo raffigurò parecchie volte, attualmente però si conoscono solo tre di questi ritratti attribuiti con certezza. La figura in meditazione, non per posa e per colori, ricorda molto il San Giovanni Battista del Caravaggio di Kansas City, ma anche l'altra versione in mostra, che è quella in prestito dalla Galleria Nazionale Corsini di Roma. Insomma, è una rappresentazione che funziona, quindi vale la pena ad essere ripetuta addirittura per santi differenti. Il corpo è seminudo, emerge dall'ombra più nera, lo sfondo, come spesso accade nei dipinti di Caravaggio, è un non sfondo, è davvero solo nero intenso. La luce illumina il corpo e i panneggi, mostrando i pochi ma intensissimi colori utilizzati, sono bianco e rosso, non ci sono altri colori. Sono colori accesi, sono teatrali, fanno scena, sono di sicuro effetto. Qui il santo, a differenza dell'altra versione che è conservata alla Galleria Borghese a Roma, che lo ritrae mentre scrive, invece qua si limita a meditare, è proprio immobile, lo sguardo è nascosto nell'ombra, mentre con la mano destra tiene in mano un sasso con il quale si colpisce il petto.